Adesso lasciamo un po' di minuti per sentire se amici, vedo qui Riccardo, Marcello, hanno, o altri che non riesco a vedere, hanno domande, così chi è intervenuto risponderà alle sollecitazioni dei colleghi che sono intervenuti e alle eventuali domande o osservazioni. Prego, chi vuole chiedere la parola è benvenuto. Domande di chiarimento, di sollecitazione, come uno crede meglio. Anch'io ho una domanda, mi iscrivo tra quelli che fanno, però mi tengo per ultimo. Devo resistere alla tentazione di reagire. E quindi, perché sennò uno non è più moderatore, no? Prego. Allora faccio io un'osservazione, domanda che rivolgo virtualmente a tutti e quattro. Si tratta di questo. L'Università di Stanford ha concluso di recente un'indagine molto interessante, Stanford in California. La California è la patria di GAFAM, Google, Apple, eccetera, e quindi capiamo di che si tratta. Hanno messo in evidenza la differenza profonda tra automazione e intelligenza artificiale. E cioè, in Italia invece noi tendiamo a realizzare una conflazione, ma c'è una grande differenza, perché l'automazione, come già è stato detto, va a sostituire i lavori rutinari, ripetitivi, quelli cioè dalla fascia bassa, e questo è acquisito, è risaputo. Però l'intelligenza artificiale, soprattutto attraverso gli algoritmi di deep learning, va a spiazzare il lavoro di alto profilo. Allora, l'esperimento che è stato fatto si chiama CHEXnet. Cosa hanno fatto loro? Loro hanno preso 4 radiologi, dovevano leggere le lastre, lastre ai polmoni di una serie di pazienti per individuare possibili nascite di fenomeni cancerogeni di un tipo o dell'altro. Ebbene, il risultato dell'esperimento è che i 4 radiologi non hanno visto quello che ha visto invece l'intelligenza artificiale applicata. E quindi l'implicazione è, estendendola al futuro, dobbiamo abituarci che anche i qualificati saranno spiazzati. A favore di chi? Dei super qualificati. Perché anche quelli che occupano fino adesso il livello medio della scala occupazionale, se pensiamo alla famosa piramide, anche questi dovranno, guardando al prossimo futuro, subire la concorrenza, si fa per dire, di questi nuovi strumenti legati alle intelligenze artificiali. A me piacerebbe conoscere la vostra reazione. Questo è un esperimento, quindi uno lo può interpretare in un modo o nell'altro, però il fatto esiste, e cioè che in diverse professioni, anche considerate qualificate fino ad oggi, si nota questo scarto. Questa, allora, poi tenete presente e rispondiamo. Vediamo adesso se sono riuscito a smuovere qualche acqua tra gli amici che ci stanno seguendo. Io avrei una domanda telegrafica. Prego, Riccardo Pozzo. Senti, sì, allora, io sono un filosofo e vi ho conosciuti leggendo appunto il libro, il volume di Paradox. Sono molto grato a Stefano e a Laura che l'hanno promosso. Mi avete aperto gli occhi per le cose che sto facendo sull'innovazione e specialmente la partecipazione. A me è interessato molto quella parte, e non mi sembra che l'abbiate trattata oggi, dove parlavate di lavoro senza reddito, nel senso che i giovani oggi si specializzano, si possono qualificare lavorando sui dati, e noi pensiamo a disaster risk reduction, pensiamo a contenuti per l'innovazione culturale nelle amministrazioni locali, eccetera. Però ragazzi che imparano a mettere dati, e qui siamo la piramide rovesciata di chi lavora sui dati in prima persona e poi li fa salire finché non si arriva alla televisione. Ecco, se mi volete ripetere a che punto vedete la prospettiva del lavoro senza reddito, specialmente per i giovani appena usciti dall'università che si stanno qualificando. Grazie Riccardo. Posso intervenire, Stefano?
Beh, facciamo, vediamo se ci sono altri, così okay, che alcune domande possono essere convergenti. Ci sono altri che vogliono intervenire? Bene, allora, a questo punto, se non ci sono altri, visto che tu hai chiesto Stefano, rispondi pure per primo, poi anche gli altri, Luca e Stefania. Prego, Stefano. Allora, la prima risposta... Per fare la prima risposta condivido il mio schermo e spero che si veda. Lo state vedendo? Sì. Perfetto. Questo è un esperimento che è stato fatto con, ve lo faccio velocemente, usando dei piccioni per diagnosticare tumori. Il piccione, se becca, dopo che tocca la zona dell'esame istologico, può toccare la zona blu o la zona gialla per indicare se c'è un tumore o meno. E questo piccione, se ci azzecca, beccando la zona blu e la zona gialla, vediamo se qui c'è una foto della macchina, se non c'è la ripropongo, ma insomma gli si apre dietro uno sportellino, per cui ogni volta che ci azzecca va a... La macchina era questa. Ogni volta che ci azzecca, gli si apre lo sportellino e lui può mangiare. Beh, sorprendentemente, la precisione dei piccioni nel diagnosticare tumori, adesso non so di che tipo fossero, forse era tumori al seno, cose di questo genere, è superiore a quello medio degli esseri umani. Ora, chi l'ha fatto lo esperimento? Chi l'ha fatto? Non lo so, accidenti. Il Project SQA, vabbè, vi posso condividere comunque lo studio. Ho allineato con quello dei migliori esperti, insomma. Cioè, quello che voglio dire è che io contesto il fatto che questi siano lavori di alta qualità, cioè di alta competenza, nel senso che il lavoro di alta competenza del radiologo è molto esteso e non è solo il fatto di identificare la patologia. Lo stesso è accaduto con gli esami di laboratorio. Cos'è successo con gli esami di laboratorio? Che all'inizio c'erano i chimici, i biologi, no? Con le pipette, le colture, eccetera. Adesso abbiamo le macchine dove metti dentro il campione di sangue, ti viene fuori solo l'esito, e il tecnico di laboratorio l'unica cosa che fa è quella di andare a fare la taratura delle macchine tutte le mattine, eccetera. Ma qual è l'effetto? L'effetto è che ci facciamo, visto che il costo dell'esame è crollato, siamo tutti estremamente più controllati di quanto fossimo 40 anni fa nelle nostre esami del sangue. Lo stesso accadrà con gli screening tumorali. È pensabile che noi avremo, non so, delle docce che mentre ci facciamo la doccia riconosce la differenza sui nei sulla nostra schiena ed è in grado di dirci: guarda che c'hai un neo che non butta bene. Quindi io non, ripeto quello che dicevo prima, io non sono pessimista sulla quantità di accidenti. Io non sono pessimista sulla quantità, è arrivata una telefonata del meccanico perché c'ho l'auto guasta, adesso spengo il telefono. Non sono pessimista, ecco, vedi, i meccanici ad esempio hanno una grande vita, non sono pessimista sulla quantità di lavoro, sono pessimista sul livello retributivo di questi. Certo, alcune cose, anche, non so, l'esperto agente immobiliare che sa dirti, guarda la casa e ti dice questo appartamento lo puoi vendere in 2 mesi a 275.000 euro, e non è questa la sua competenza. La sua competenza è quando la coppia entra nell'appartamento a vedere e si accorge che la moglie dà la gomitata al marito quando è sul terrazzo, no? Gli dice: ecco, vede, qui potrete fare delle magnifiche grigliate con gli amici, no? Perché capisce che quello è l'elemento di valore per quella persona, così come il medico che vede, che ti fa l'esame e vede che tu magari hai, che so, hai la leucemia, non è quello che ti dice tu hai la leucemia, è quello che ti spiega, guarda la tua vita, come funzionerà, eccetera, che entra in una relazione empatica con il paziente, lo tranquillizza, gli spiega quello che può aspettarsi, eccetera. Quindi
Sì, penso che aumenterà enormemente la quantità di controlli che possiamo fare, perché il costo si ridurrà e che alla fine avremo bisogno di più esperti radiologi, ma non tanto per fare l'esame, ma quanto per spiegarne gli effetti. Se poi sono delle cose, solamente l'atto di leggere la radiografia, quello sarà automatizzato assolutamente, ma non è lì il valore di quell'occupazione. In merito all'altra domanda, quella del lavoro, com'è che l'ha definito Pozzo? Lavoro senza stipendio? Senza reddito. Lavoro senza reddito. Allora, gli informatici italiani sono i peggio pagati al mondo, probabilmente. Anzi, mi sentirei di dire che rispetto al reddito pro capite, reddito medio italiano, la cosa sia sicuramente vera. Nel senso che in Austria un informatico guadagna dalle 3 alle 4 volte quello che guadagna in Italia, e tutte le attività connesse. Sul perché questo ci si potrebbe discutere a molto, È anche vero che il fatto che i costi marginali di distribuzione, di erogazione di servizi informatici e conseguente informazione, intrattenimento, eccetera, sono nulli, abbattendo il costo, la quantità di offerta a disposizione delle persone è enormemente maggiore. A costo nullo, a prezzo nullo, e quindi, cioè, stavamo meglio con un reddito più alto ma una minore possibilità di accesso a contenuti, servizi, eccetera, o con un reddito più basso ma un accesso enormemente. È un bel tema. E alla fine ci sono alcune cose che io credo non sono comprimibili, che sono quelli che dipendono ancora per un po' dall'energia, quindi l'alimentazione, lo spostamento, l'abbigliamento, però il resto io lo vedo in una spirale di riduzione di prezzi significativa. Tema molto lungo, porterebbe anche a discutere sul significato della moneta in definitiva. Non lo vedo come una prospettiva, quindi in un certa misura sì, ma non lo vedo come una prospettiva breve. Grazie. Grazie. Altre osservazioni? Chi vuole intervenire? Io, se posso, prego. Volevo aggiungermi a Quintarelli, sottolineando l'accordo. Ascolta Stefania, allora, visto che stai per parlare, ti chiedo io a te specificamente, in quanto imprenditore. Sì. Cosa ne è del taylorismo come modello di organizzazione del lavoro? Secondo te, le nuove tecnologie del digitale e dell'intelligenza artificiale riproporranno sotto altra forma il modello tayloristico di cui sappiamo, oppure serviranno a farci superare, e soprattutto nei paesi cosiddetti avanzati, quel modello a favore, ad esempio, del modello olocratico di organizzazione del lavoro? Quando in genere, no, quando noi sentiamo o guardiamo al cambiamento, abbiamo sempre, lo guardiamo o come un'opportunità o come una minaccia. C'è però da parte di tutti quanti la certezza che il cambiamento è bello, che il cambiamento, tutti invocano a questo cambiamento, tutti vogliamo il cambiamento, dando per scontato che cambiare equivalga poi a migliorare. Noi siamo in un momento di incertezza, non lo sappiamo ancora. Dicevo prima nella mia piccola speech che è un tentativo, cioè noi stiamo facendo dei tentativi, perché noi ancora, e ripeto, il passato non è passato, noi l'abbiamo ancora, ci sono determinate funzioni in fabbrica, in azienda, dove non puoi tirare via tutto e digitalizzare completamente. Ci sono delle funzioni, specialmente la nostra azienda metalmeccanica, che il chiodo usa ancora, si lavora intorno ad un'isola, si lavora con le mani, quindi anche tanto pensiero, ma ha bisogno anche dell'azione. Quindi quel tipo di fabbrica, perché io di fabbriche parlo e non di libro, non può essere assolutamente eliminato. Va, come di fatto stiamo facendo, di volta in volta evoluta e in crescita.
quello che chiedeva, che diceva prima il filosofo, il Riccardo Pozzi, io sono laureata in filosofia, e mi fa molto piacere sentirla. Ci sono anche lì, nell'informatico, cioè l'informatico creativo che crea, che parla, che crea proprio un nuovo sistema, e l'informatico operaio, quello che imputa dei dati. Io ero a Genova, e mi fa piacere raccontare questo episodio, dove con Federmeccanica siamo andati a vedere all'inizio, l'abbiamo lanciato, Industry 4.0, quindi all'inizio eravamo lì e abbiamo visto il primo robot che andava lì. Ora mi veniva da ridere, io sono una nonna con nove nipoti, ma scusate questa piccola chiosa, però immaginatevi che qua questo robot, che era così messo davanti ad un tavolo con migliaia di oggetti, si insegnava, perché lo si scriveva, if you, se tu, in linguaggio Cobol e matematico, vedi la penna, le tue dita devono essere così, va bene? Piccoli così. If you prendi la bottiglia, la tua mano deve essere così. Bene. E così di seguito. E quindi c'erano gli informatici digitali che gli davano tutte le indicazioni. Quando sono andata a casa, il mio nipotino da solo ha preso la stellina, così sapendo di fare così, quando doveva prendere un piccolo chicchetto di pane, e fare così se doveva prendere il bicchiere grande. Allora anche io non sono tanto spaventata, non sono intelligenze artificiali, cioè non si parla di grande tecnologia, tale che per esempio i medici, analizzando quattro di loro delle diagnosi davanti a delle lastre, guardando le lastre, non si sono accorti di quella malattia. Però io vi dico che la visita che io ho fatto presso un pediatra, un mio amico, che ha diagnosticato il morbillo, ma questo bambino, mio nipote, ha guardato e ho osservato dal medico curante, in questo bambino abbiamo notato invece un momento di depressione tale per cui la malattia peggiorava, e non si capiva, le analisi lette in laboratorio o le radiografie lette magari da computer che diagnosticavano, non davano questa visione, quest'altra parte umanistica di cui noi non ci possiamo assolutamente distrigare o allontanarci. Questa parte dell'umano, questa scintilla, questa proteina, perché esiste una proteina di legame che Don Giulio della Vite, magnifico priore, indica come il segno della croce. Cioè lui dice: questa proteina da cui sembrerebbe fare inizio tutta la logica computerizzata del nostro corpo, perché è incredibile i milioni di neuroni che sono nel nostro corpo, è un'altra cosa. Ecco, questa proteina, che si chiama un nome, mi sono un po' vecchia oggi ancora più di mai, mi dispiace che non me ne ricordo il nome, questa proteina che addirittura viene segnalata a forma di croce, proprio come se fosse l'inizio, e sembrerebbe quella che dia i legami per le connessioni, e non è riproducibile, assolutamente ha un oiato così spirituale che non è possibile riprodurlo. Quindi anche io mi fermerei sulla domanda che mi ha fatto lei, professore Zamagni. Ancora non sappiamo se guardare come minaccia l'opportunità del cambiamento delle nostre aziende da un principio, da un esempio tayloristico ad un nuovo sistema, non lo so. Noi stiamo provando, stiamo vedendo quale è meglio, stiamo vedendo, ancora non ne siamo usciti fuori, ancora non c'è. Una volta diceva un libro meraviglioso di un mio amico, e poi concludo, è come Totò Peppino, vi ricordate quella scena dove loro si fermano, Totò e Peppino, davanti al Duomo e chiedono: per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Cioè noi ancora non sappiamo, mi è piaciuto moltissimo, noi volevamo savoir, noi vogliamo sapere, ma per andare dove? Noi non sappiamo né dove vogliamo andare né come andarci, e questa è la grande nostra difficoltà. Brava Stefania. Ho già ricordato che oggi è il suo compleanno, per quello che è più loquace del solito, perché è il suo compleanno, 52esimo compleanno.
Luca, volevi dire tu hai detto una cosa importante, Luca, prima, quando hai detto che l'ingresso delle nuove tecnologie ha spiazzato, hai detto, ha mandato in tilt gli antitrust. Però tu sai che c'è una diversa impostazione, sia giuridica sia filosofica, tra la tradizione americana e quella europea dell'antitrust. Perché per l'americano, per la cultura americana, l'antitrust serve ad evitare una concentrazione di potere economico che vada a svantaggio del consumatore. Per cui tu hai detto, se Google dimostra che facendo quello che sta facendo fa pagare meno i servizi, nessuno gli può dire niente. È vero, in America è così, ma in Europa non è così. In Europa, se noi andiamo a vedere i sacri testi, e tu lo sai perché sei maestro, l'antitrust è sempre stato giustificato, sia filosoficamente sia politicamente, per evitare l'impatto sul principio democratico di chi ha una concentrazione. Per cui anche se tu dimostri di vendere a un prezzo più basso, però tu sei una minaccia nei confronti di chi esercita il potere democratico, allora devi essere, come dire, sanzionato o limitato. Mi piacerebbe sentire il tuo parere da esperto, quale sei su questo e anche sulle cose che sono state dette dagli altri. Ma tu sai, dici che sono maestro, ma in realtà ho appena ascoltato la voce di un maestro, che negli Stati Uniti il cambio di presidenza all'autorità antitrust è stato fatto proprio per contrastare la visione classica di Bork, basata sostanzialmente solo sul prezzo, per cui questa giovanissima, diciamo, economista in realtà è diventata famosa per questo articolo in cui ha criticato sto Bork, insomma, la teoria tradizionale e americana. È vero che la tradizione europea guarda ad una qualità media del prodotto, cioè il prodotto non dovrebbe mai scendere al di sotto di una qualità media, per cui non c'è un prodotto per qualsiasi prezzo, insomma, deve essere comunque garantito un livello medio, ma mi sembra che proprio il settore dell'antitrust sia quello che ha subito di più, diciamo, l'americanizzazione in qualche modo del discorso, per cui ho visto anche l'antitrust tedesco in grande, e anche quello europeo, in grande difficoltà. È vero che per esempio in Germania c'è stata una modifica adesso della legge antitrust che è stata approvata e che proprio interviene sul punto che tu hai detto, per cui confermerebbe un risveglio, diciamo, forse la chiave di volta sta nel fatto di risvegliare, diciamo, questa diversa cultura europea che abbiamo molto sottovalutato negli ultimi anni. Detto questo, rispetto agli altri temi che tu hai posto, la riflessione che mi viene un po' in mente è questa, e cioè che noi siamo in qualche modo, anche se forse inconsapevolmente, forse lo neghiamo quando poi parliamo, però tutti un po' figli di una visione marxista, per cui il prezzo del lavoro va fatto in base al valore lavoro, cioè quanto lavoro è incorporato dentro il servizio o alla merce, no? Per cui, siccome nel settore dell'assistenza nessuno di noi farebbe assistenza, perché è consapevole che è un lavoro che dal punto di vista relazionale è difficilissimo, è molto più facile fare il professore universitario che assiste a un anziano dalla mattina alla sera, per cui noi lo valutiamo in maniera finché però c'è una offerta, diciamo, di lavoratori eccedente, diciamo, che può venire da tutto il mondo sostanzialmente, per cui il mondo delle badanti può essere organizzato con il trasferimento da tutto il mondo, è un lavoro che viene pagato poco, cioè è sostanzialmente il meccanismo del mercato che fa sì che venga pagato poco quel lavoro, tant'è che noi lo rivalutiamo adesso quando il meccanismo del mercato è andato in tilt, cioè nella pandemia. Nella pandemia noi abbiamo a un certo punto riscoperto che questo lavoro è importante, ma perché? Perché avevamo una necessità impellente di questo tipo di assistenza. Improvvisamente è diventato talmente importante, talmente difficile reperire sul mercato, che è aumentato il valore, diciamo,
e probabilmente dovremmo mantenere, diciamo così, questo spirito, essendo consapevole che diciamo così, l'etica pubblica deve riuscire a riequilibrare il mercato, cioè che bisogna fare degli interventi non tanto sul singolo lavoro ma sul mercato complessivo. Insomma, no, non è giusto che le badanti debbano essere in queste condizioni materiali per cui passano tantissimo tempo lontano, diciamo, dai loro affetti, situazioni molto difficili e sotto pagate. Bisogna introdurre degli elementi, diciamo, di riequilibrio. Detto questo, l'ultima considerazione è sui lavori di routine. Tu dicevi l'automazione riguarda i lavori di routine e dall'altra parte cominciamo con diciamo così, il digitale, che si occupa anche delle funzioni mentali, diciamo, no? Il deep learning è sostanzialmente il fatto di non occuparti più solo di azioni manuali, ma anche delle azioni. Ecco, anche qui non so se siamo troppo concentrati sull'attività lavorativa, perché mi chiedo se il rider sia un lavoro di routine oppure sia un lavoro altamente intellettuale. Ma il rider, io non faccio altro che vedere rider in giro per le strade che portano le merci avanti e indietro. Ma perché? Perché anche lì, perché dobbiamo considerare la questione di mercato. Cioè, lì chi chiede servizio è talmente mobile, è talmente imprevedibile, che anche un'attività di routine come quella del rider diventa un'attività che è necessaria, che è difficile prevedere in anticipo. Io non so il professor Zamani se stasera diciamo così ordinerà una pizza che gli verrà portata da un rider, oppure se lo farà domani sera o dopo domani. Insomma, concentriamoci sul meccanismo di mercato e vediamo come agisce il meccanismo di mercato. Il lavoro senza reddito è vero che diminuisce il lavoro, ma diminuisce il lavoro che viene richiesto sul mercato, cioè diminuisce il lavoro che è remunerato, non diminuisce il lavoro in sé, perché noi non facciamo altro che passare le giornate a lavorare. La gran parte del lavoro diventa un lavoro gratuito. Sostanzialmente non è che l'uomo è più statico di prima complessivamente la società, non mi sembra sostanzialmente che sia più statica, diciamo così, è meno il lavoro che è remunerato. Allora forse lì Seghezzi ha fatto un po' di questi discorsi nel suo intervento, nell'intervento del numero di Paradoxa. Dobbiamo cominciare a pensare al fatto di redistribuire il reddito collettivo in maniera diversa. È reddito universale? Non lo so, però per esempio vedrai molto bene se il reddito fosse redistribuito ai giovani che studiano. Perché se noi pensiamo a un'economia familiare, quello che porta a casa il reddito non deve essere il lavoratore giovane che effettivamente va a studiare al posto di fare il net. Probabilmente azioniamo il fatto che il padre e la madre facciano effettivamente il padre e la madre, siccome sanno che il reddito arriva a casa se lui studia, e controllino effettivamente il fatto che vada a studiare. E anche il controllo è molto più semplice controllare se in un istituto tecnico lo studente si presenta tutti i giorni, piuttosto che inventarci il fatto di scambiare reddito con un'offerta remunerata di lavoro, che è un'operazione sostanzialmente quasi impossibile, perché che neppure l'agentur für Arbeit tedesca lo fa, perché passa l'85-90% del tempo a fare quello che fa da noi l'INPS, e cioè a fare i calcoli per il reddito di disoccupazione che elargisce. Dopodiché invece, siccome qualcuno guarda al sistema tedesco con gli occhi italiani, sembra che tutta questa grande macchina tedesca faccia l'intermediazione di lavoro, quando in realtà fa quello che da noi fa l'INPS sostanzialmente, perché l'agentur für Arbeit
è l'INPS più intermediazione di lavoro, insomma, per cui anche lì certi miti vanno un po' ridimensionati. Scusa la lunghezza della risposta. No, grazie. Francesco, tu che sei proprio del mestiere, l'anno scorso, sai benissimo, è stata fatta un'indagine empirica a livello europeo per chiedere a un campione stratificato di lavoratori dipendenti la seguente domanda. Voi, guardando non tanto al presente ma al prossimo futuro, preferireste essere, tra virgolette, diretti, governati nel lavoro che fate dal capo, dal manager, direttore del personale, lo si chiami come vuole, oppure essere guidati da un algoritmo che vi indica, come ha ricordato poc'anzi Luca per i rider, eccetera? La grande maggioranza ha detto: noi preferiamo avere un manager, perché anche se è un po' cattivello, però è pur sempre un essere umano e con lui ce la possiamo cavare. Lo stesso indagine è stata fatta in Italia da Pagnoncelli più recentemente, e la cosa stranissima che ha sorpreso tutti, in Italia non se ne è voluto parlare perché siamo fatti così, abbiamo una stampa che si autocensura probabilmente, in Italia il risultato è stato opposto. Il 62% degli intervistati dice: io preferisco essere governato da un algoritmo, e quindi da un palmare, qualcosa che sappiamo, piuttosto che da un direttore, da un capo che ci toglie ogni spazio di libertà, ci umilia e ci rende la vita insopportabile. Allora, questo ha sorpreso tutti, perché negli altri paesi europei la risposta è stata diversa. Francesco, qual è la risposta? Dammi l'interpretazione, così dopo te la metto assieme a quella di Stefano Quintarelli dei Piccioni, che mi ha molto colpito, Stefano. Adesso io mi prendo un piccione e gli faccio correggere i compiti degli studenti all'universitario, e così rispondo. Prego, Francesco. Beh, allora, mi sembra un giudizio chiaro nei confronti dei manager italiani, evidentemente, nel senso che sicuramente c'è un background. Allora, andrebbe capito a che è stato fatto il sondaggio, perché secondo me è appunto a seconda dei settori ci sono sicuramente degli impatti diversi, ma appunto fa capire che c'è un giudizio particolarmente duro da un lato sul management italiano, soprattutto su chi si relaziona con le persone, e dall'altro forse una scarsa conoscenza di cosa significa farsi governare da un algoritmo, perché un conto è farsi umiliare da una persona in carne ed ossa a cui puoi rispondere, un conto è farsi umiliare da un algoritmo. Non so cosa preferirei tra le due dinamiche, laddove una può innescare quantomeno un conflitto o una dialettica, chiamiatela come volete, e l'altra è un pochino più complesso, nel senso che proprio quella coscienza di cui parlavamo prima mi sembra uno dei fattori determinanti la possibilità stessa di un dialogo. Quindi laddove manca la coscienza e l'autocoscienza, evidentemente il dialogo non funziona. Quindi secondo me questo denota, io la spiego così, cioè spiego la differenza italiana rispetto agli altri paesi proprio in virtù di una scarsa conoscenza di quello di cui stiamo parlando, in questo caso non trovo altre spiegazioni, ed è un tema molto attuale secondo me, perché proprio ieri, così sta proprio sull'attualità spinta, il ministro del lavoro italiano fa un'intervista a Repubblica in cui dice l'urgenza è quella di introdurre delle norme che ci obbligano in qualche modo a contrattare l'algoritmo, usando una formula che in Italia la CGIL ha usato molto, che anche a livello europeo la Confederazione Europea dei Sindacati eccetera ha usato molto, quindi introducendo una norma che dovrebbe spingere in questa direzione, e questo solleva un tema secondo me urgentissimo, che è quello delle competenze necessarie per poter svolgere questa attività di contrattazione dell'algoritmo, ossia di comprenderne il fenomeno dal punto di vista tecnico, dal punto di vista degli impatti organizzativi che la dimensione tecnica ha, e non concepire l'algoritmo appunto come un essere dotato di coscienza, perché in ultimo noi facciamo questo ragionamento, secondo me. È come se fosse una specie di controparte, e che in quanto controparte più o meno ha le nostre caratteristiche, sebbene espresse in forma digitale. Ecco, qui salta proprio, cioè, esce fuori proprio quello che è il vulnus, secondo me, di tutto il modo in cui noi lo interpretiamo. L'algoritmo, come ben Quintarelli diceva prima, è una somma di dati che vengono utilizzati, calcolati in un modo che il cervello umano riesce a calcolare,
per ottimizzare dei processi, nulla di più. Non introduce un elemento di novità, non introduce un elemento quindi anche di dialettica poi, e neanche di gestione del conflitto, perché sono proprio elementi che non è che non è in grado di fare, ma che sono proprio estranei alla sua natura. Io credo sia molto umano come dinamica quello di leggere con le nostre caratteristiche proprie ciò che c'è totalmente altro, ma dobbiamo, secondo me, riscoprire la dimensione del totalmente altro dal punto di vista ontologico di quello che è un algoritmo rispetto a quello che è invece la possibilità di relazione che c'è all'interno di soggetti dotati di coscienza. Sono proprio due mondi completamente separati, per cui qui la sfida è per un sindacato, ad esempio, che voglia contrattare con la controparte che non è l'algoritmo, ma che è il datore di lavoro, quindi non è l'algoritmo, sono due cose diverse. Lo strumento a cui si appoggia il datore di lavoro, l'impresa, quindi deve conoscere le dinamiche tecnico-specialistiche legate a quel determinato strumento, che è uno strumento. E quindi riconoscere la sua natura di strumento e non di soggetto, questo ci riporta coi piedi per terra e ci consente, secondo me, di svolgere un'azione di contrattazione, ma anche di esercizio delle funzioni specifiche del sindacato per quello che sono. Se invece confondiamo lo strumento con la controparte, secondo me questo creerà dei problemi. Ultima cosa, in questa confusione, secondo me, e qui Stefania potrà contraddirmi, c'è anche tante volte l'utilizzo di tanti imprenditori di strumenti senza che loro stessi ne conoscano la struttura, la natura e il funzionamento. Perché promettono risultati di un certo tipo, ma poi non ne conosci le dinamiche. E questo è altrettanto problematico, secondo me, perché questo vuol dire, in qualche modo, affidarsi in modo un po' deterministico alla tecnologia, senza poi dimenticandone la sua natura di strumento. Io credo che la tecnologia funzioni soltanto nel limite in cui noi la consideriamo uno strumento. Quando andiamo oltre, nascono i problemi. Grazie, mi posso solo una cosa a proposito che dicevi, Francesco Seghetti, cioè il fatto che delle risposte che tu hai sentito, perché una parte dei giovani ha paura, come di fatto è, che non venga valorizzato, cioè che non ci sia la meritocrazia, quindi preferisce dare i propri curricula, le proprie cose, e per cui un algoritmo probabilmente più anonimamente riesce a dire tu perché non sei figlio di quello vai avanti e tu vai questo, quindi già è la prima paura. La seconda l'ho applicata da noi, qua in un tavolo di donne, tu sai che io parlo per le donne, per tutte, per le donne, anche questi movimenti femminili, fa piacere al mio sindacato, abbiamo fatto una prova di un algoritmo che leggesse i curricula senza definire il sesso. Allora, preferivano che a guardare e a leggere e a chiamarle fosse un programmino in cui si dice senza nome e cognome le proprie attività. E a loro faceva più tranquillità che in questa maniera venisse tutelata quella, la famosa meritocrazia, che purtroppo noi qua in Italia, e lo sappiamo, i ragazzi hanno paura di questo, questa è la verità, perciò queste risposte così incredibili, e sono queste paure di non vedersi riconoscere meritocraticamente, e l'abbiamo visto, no? I cervelli che se ne vanno fuori e diventano eccelsi.